Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Nel video di oggi vi parlo di famiglia. Infatti ci troviamo in una classica famiglia americana che ama particolarmente riprendere i momenti passati assieme. Ma la verità è che questa famiglia nasconde segreti ben più oscuri di quanto si possa immaginare. Ma iniziamo immediatamente a parlare di questo caso. È l'autunno del 1991 e ci troviamo a Northport, in Florida. Janine Baylor, la protagonista della nostra storia, dopo un anno sta convolando a nozze con il suo amore, Max Jones, nella chiesa Sunhurst Worship Center ad Englewood. Quello è un tipico matrimonio della classe media degli anni 90 e lo si evince anche dall'abbigliamento degli sposi e degli invitati. Janine e Max sembrano una coppia perfetta, sono felicissimi e quindi decidono di stabilirsi a Northport. Max è un carpentiere, ama tantissimo lavorare in legno. Inoltre è molto preciso, pretende che ogni dettaglio sia perfetto. Janine è un agente di custodia, quindi lavora in una prigione ed oltretutto è cresciuta in una famiglia di militari. Di conseguenza Janine ha ricevuto un'educazione davvero molto rigida ed ha dovuto per forza imparare ad essere forte per stare in contatto con la sua famiglia. Janine da piccola non è forte, è una bambina alquanto insicura, silenziosa, timida. Ma quegli anni si rende conto che imparare ad essere forte per lei è una necessità, un dovere. Altrimenti in quella famiglia non sarebbe mai riuscita a crescere serena. Mai. Passano quindi 8 mesi dal matrimonio e nell'estate del 1992 a Janine viene organizzato un baby shower a sorpresa, perché è in dolce attesa. In caso qualcuno non lo sapesse, baby shower è il tradizionale festeggiamento con il quale negli Stati Uniti si accoglie la futura nascita di un bambino. Durante questa festa, per l'appunto, i genitori ricevono regali dagli invitati che saranno utili per il bambino. Tutti sono felicissimi per il lieto evento e Janine questa sorpresa proprio non se l'aspetta. Si emoziona ed è possibile anche notarlo da dei video che, come già vi ho preannunciato, la famiglia ama girare per poter conservare i ricordi più preziosi. Insomma, ancora meglio di un album fotografico. 5 settimane dopo, Janine è in ospedale e sta tenendo di partorire. Zach nasce alle 6 e 11 del mattino ed è la gioia di mamma e papà. Entrambi adorano quel bambino e Max, il marito di Janine, non si tira assolutamente indietro quando giunge il momento di aiutare sua moglie. Anzi, tutt'altro. Spesso e volentieri, quando il bambino piange, è Max a cullarlo. Di notte, talvolta, quando Janine è distrutta, il bambino piange, è Max che prova a farlo riaddormentare. Quell'uomo stravede per Zach. Il tempo quindi passa, Zach cresce e Max e Janine continuano la loro vita matrimoniale in serenità. Fino a quando, nel 1994, viene alla luce Alex, la sorella di Zach. Ora la famiglia è al completo, economicamente hanno sicuramente qualche difficoltà, ma riescono comunque a tirare avanti in qualche modo. Evitano di conseguenza di fare spese futili, tirano un po' la cinghia. Zach e Alex, crescendo, si rendono conto che le altre famiglie escono ogni tanto a cena, i loro figli indossano sempre vestiti di marca e girano perennemente con delle auto molto costose. Il punto è che la disponibilità economica della famiglia Jones non permette loro di togliersi tutti questi sfizi. La casa in cui abitano ha 2 camere da letto, quindi Alex dorme nella stessa stanza con suo fratello. Janine avrebbe voluto almeno una casa più spaziosa, con più stanze, ma alla fine pare dimostrarsi soddisfatta di ciò che ha. Una famiglia amorevole composta da 2 figli dolcissimi e da un marito che la ama da morire. Col tempo però iniziano ad esserci le prime discussioni, le prime litigate. Janine e suo marito Max pare si stiano allontanando sempre di più ogni giorno che passa. Fino ad arrivare al 1996, Janine, come già vi ho detto, è stata cresciuta in modo rigido e da adulta si rende conto che trova a pagamento nell'essere una figura autoritaria. Il problema resta di tipo economico, i soldi scarseggiano e lo stress aumenta a dismisura. Per Max, il capofamiglia, questi problemi economici diventano davvero qualcosa di pressante per lui. L'uomo lavora davvero tanto per arrivare a fine mese, ma questi soldi non bastano mai. In pratica, la famiglia Jones è perennemente con l'acqua alla gola. Se prima, rinunciando a qualche sfizio, riuscivano tranquillamente ad andare avanti senza avere troppi grattacapi, ora la situazione è ben diversa in quanto a stento pagano le bollette. Col tempo Max e Janine arrivano praticamente a non parlarsi, a non rivolgersi parola. Se parlano, litigano puntualmente e quindi ogni giorno che passa si allontanano sempre di più. Arrivano a non sopportarsi proprio più. Max, a causa di tutto questo stress, rivela un lato caratteriale che Janine non conosceva. Max inizia a nervosirsi spesso, anche per cose futili. Urla peraltro quando è in casa anche in presenza dei suoi figli.
Questa situazione però si ripete in continuazione tra le mura domestiche, perché fuori di casa è tutta un'altra storia. Max e Janine tra la gente si fanno vedere come la famiglia perfetta. Sembrano proprio una coppietta felice che ride, scherza. Ma la realtà è tutt'altro che questa, e ora mantenere questa maschera da famiglia perfetta anche fuori casa diventa sempre più complicato. Janine e Max hanno davvero tanti amici e peraltro partecipano alle attività della chiesa locale, la stessa in cui si sono sposati. Ed ecco che un giorno, durante un'attività organizzata dalla chiesa, Max e Janine incontrano un uomo. Fa l'idraulico di mestiere, si chiama John Chamberlain. John Chamberlain ricorda Max come uno spirito libero, è un musicista. Suona il basso ogni settimana in chiesa, è un uomo divertente, spigliato, alla mano, con un forte senso dell'umorismo. E pensate che Max conosce John in uno dei momenti più difficili della sua vita. È chiaro che Max sia stressato, ma in qualche modo con questa attività riesce finalmente a staccare un minimo il cervello per godersi del buon tempo con degli amici. John inizia a diventare amico della coppia, perché in effetti non gli sembra la classica coppia che frequenta la chiesa. Sono devoti, certo, ma non sono estremamente fissati con la religione, cosa che a John non dispiace affatto. E quindi gli anni passano e la famiglia Jones frequenta John Chamberlain per circa 10 anni. L'uomo non ha una famiglia vicina in quanto sono tutti a New York e quindi sostiene che Janine e Max siano state le persone più vicine ad una famiglia che abbia mai conosciuto. Max e John, tra l'altro, hanno parecchie cose in comune. Sono soliti mettersi in cortile, bere qualche birra e chiacchierare fino a tarda notte. Alex e Zach, i figli di Janine e Max, raccontano che John Chamberlain va spesso a trovarli. E non va solo lui. Con lui porta anche sua figlia. Di conseguenza Alex e Max si attaccano molto alla figlia di John. Le vogliono bene. Passano tanto tempo insieme, giocano spesso assieme. In pratica questi ragazzini si può dire che siano cresciuti insieme. Quindi, a guardare la situazione da un occhio esterno, pare che tutto vada fin troppo bene. Ma la verità è che il temperamento di Max sta davvero creando tanti, tanti disagi nel suo matrimonio. Zach, il primo figlio, ormai ha 19 anni ed è cresciuto abbastanza per capire quanta tensione ci sia in quella casa. Quando era piccolo capiva in qualche modo che mamma e papà non andavano d'accordo, ma ora che è cresciuto comprende quanto sia difficile vivere in un ambiente simile, in cui c'è perennemente questa atmosfera pesante. Chiaramente Janine e Max tentano di non far capire ai loro figli che hanno dei problemi nella loro relazione. Tentano di tenerli fuori dai loro problemi, però il rapporto tra Max e Janine è fuori controllo. Spesso litigano, urlano e i figli di certo non hanno mica le orecchie tappate. Di conseguenza li sentono e si rendono conto che quando sono tutti insieme i genitori mentono alla grande. Quel matrimonio che era iniziato con ogni buon proposito inizia seriamente a sgretolarsi, a cadere a pezzi, e quella che dà la mazzata finale al rapporto è proprio Janine. La donna infatti perde il lavoro di agente di custodia perché intreccia una relazione con uno dei detenuti della prigione in cui lavora. Ebbene, il tradimento della donna porta la relazione al completo disastro. Janine, dopo aver passato anni a non star bene con suo marito, si rivela da quel punto di vista fragile, insicura e vulnerabile. Si sente quasi automaticamente attratta da ogni uomo che le dimostra un minimo d'affetto. Arriviamo a giovedì 24 novembre del 2011. È il giorno del ringraziamento e quindi a Northport, in Florida, si fa festa. Quello dovrebbe essere un giorno allegro, un giorno di ritrovo. Ma purtroppo, mentre a Northport, in città, c'è una parata proprio per inaugurare la festa, a casa Jones ci sono tensioni davvero, davvero molto importanti. Infatti, Max e Janine, durante il giorno del ringraziamento, a stento si rivolgono parola. Zach e Alex, i figli, vedendo questa situazione, pensano che i loro genitori abbiano semplicemente smesso di amarsi. Nonostante ciò, anche quell'anno tentano di mantenere le tradizioni familiari. Quindi adobbano tutti insieme non solo l'albero di Natale, ma anche tutta casa ascoltando canzoni natalizie. In pratica, provano a fingere che vada tutto bene, con scarsissimi risultati. Max con i suoi figli è sempre stato molto amorevole, ma trascorrere le intere vacanze natalizie fingendo di fare la famiglia felice, sapendo del tradimento di sua moglie, per lui non è affatto facile. Anzi, per Max questa situazione è divenuta insopportabile, non ce la fa più. Ormai possiamo tranquillamente affermare che Max, sua moglie, è arrivato ad odiarla, prova del grande risentimento per lei. In questo caso entra in azione un altro uomo, Bob Glasgow. Anche lui è un amico di famiglia, conosciuto in chiesa. Poco dopo averlo conosciuto, Janine gli confessa che Max fa violenza su di lei in continuazione sia dal punto di vista fisico che mentale. La verità è che la violenza fisica non è mai esistita, mentre quella verbale la usa anche Janine,
spesso e volentieri. John Chamberlain sostiene di aver visto diverse conversazioni tra i due che poi sono totalmente degenerate. I due iniziano a urlarsi parole in faccia davvero pesanti, iniziano a insultarsi, ma di certo non si mettono le mani addosso. E questo secondo me è una cosa molto importante da sottolineare, perché dire che un uomo faccia su di te violenza fisica quando non è vero è gravissimo. Arriviamo però al 27 novembre del 2011, solo il giorno prima la famiglia Jones ha terminato di addobbare casa in previsione delle feste natalizie. Janine entra in cucina e saluta sua figlia Alex, che ha il computer con le cuffiette. Improvvisamente madre e figlia sentono chiaramente dei lamenti di Max provenire dal piano superiore. Entrambe si precipitano in camera da letto, trovando un uomo incredibilmente sudato, con un colorito incredibilmente pallido. Ma soprattutto Max non respira. Janine chiama un'ambulanza, mentre il centralino dice loro di posizionare Max a terra per iniziare a effettuare la rianimazione. L'ambulanza arriva poco dopo, ma purtroppo uno dei paramedici dice a madre e figlia che non c'è niente da fare. Max ha avuto un infarto. Max viene a mancare poco prima del Natale del 2011. Janine e i suoi figli sono distrutti per questa terribile perdita. Ma Janine ormai è il capofamiglia ora, e in qualche modo deve riuscire ad andare avanti, a continuare la sua vita. A 3 mesi dalla perdita di Max, Janine prova a colmare tutti i vuoti che l'uomo ha lasciato. I soldi sono sempre meno e, come già vi ho detto, Janine ha perso il lavoro. Quello è decisamente il momento perfetto per rimettersi in gioco, per iniziare una nuova avventura. Infatti, Janine apre un'agenzia immobiliare. La donna compra case pignorate, fa delle ristrutturazioni utili e poi le riaffitta. Arriva l'estate del 2011, quando Janine si può considerare a tutti gli effetti una donna di successo, che compra e poi affitta case pignorate. Si rivela molto brava come agente immobiliare e pare abbia trovato la sua vocazione. A 6 mesi dalla dipartita di Max, Janine finalmente non ha più problemi economici. Inizia a guadagnare bene, gli affari migliorano di giorno in giorno e quindi decide di trasferirsi con la sua famiglia. Non si trasferiscono così lontani, rimangono comunque a Northport, ma nella vecchia casa non riescono proprio più a starci, in quanto la tristezza e i brutti ricordi invadono quell'abitazione. Ma la ritrovata stabilità economica non è l'unico cambiamento di Janine. Infatti inizia una relazione con un installatore di antenne di nome Matt Smith. C'è però una cosuccia in particolare. Matt ha circa la metà degli anni di Janine, ha 26 anni. Infatti tutti gli amici di Janine credono che il ragazzo sia solo a caccia di soldi. Ma in realtà Janine lo vede come un premio del destino per la sua nuova vita di successo. Tutti sono convinti che per Janine Matt sia un passatempo. Ma in realtà la donna con Matt sembra molto più felice di quando era sposata con Max. È sempre sorridente, di buon umore, ha risolto tutti i suoi problemi economici. E inoltre pare davvero sia innamorata di quel ragazzo tanto più giovane di lei. Janine ha ben 49 anni e risulta bizzarro che si sia innamorata di un ragazzo di 26 anni. Arriva luglio del 2012, quando Janine e Matt invitano Bob Glasgow, un amico di famiglia, con sua moglie, nella nuova casa. Inizialmente Bob sostiene che li hanno invitati solo per passare un po' di tempo assieme, bere qualcosa, fare 4 chiacchiere, scambiarsi qualche battuta. Ma in realtà la verità è molto diversa. Janine ha improvvisato quella piccola festicciola per dare una notizia che lascia tutti quanti a bocca aperta. Ebbene, Janine e Matt annunciano di essersi sposati a Las Vegas in gran segreto. Tutti rimangono senza parole. I figli di Janine, invece, rimangono sconvolti dalla cosa. Loro padre Max era venuto a mancare a malapena 6 mesi prima. Zach, il primo figlio di Janine, detesta Matt. Si chiede come sua madre abbia potuto sposare quel tizio solo dopo 6 mesi dalla morte di loro padre. Alex, in egual modo, dice che il gesto di sua madre le ha letteralmente spezzato il cuore. Non si aspettava minimamente una situazione del genere e ci è rimasto davvero malissimo. Zach e Alex stanno ancora vivendo il lutto. Hanno ancora tanti bei ricordi legati a loro padre e proprio non accettano la nuova vita che si sta costruendo loro madre. Dopo questa delusione, Alex decide di prendere un po' le distanze da sua madre. Le sue scelte non riesce neanche più a comprenderle. Mentre Zach reagisce in un altro modo. Certo, anche lui è deluso da sua madre, tantissimo. Ma la cosa che meno sopporta è quando Matt, che ha malapena qualche anno in più di lui, prova a fargli da padre. Cosa che ovviamente a Zach non va assolutamente bene. Non gli piace pensare che un ragazzo poco più grande di lui debba dargli dei consigli su cosa sia meglio fare. Matt ben presto passa da essere antennista a marito di Janine a partner in affari di Janine. Infatti Matt e la sua nuova sposa gestiscono l'agenzia immobiliare insieme, comprando e affittando case più velocemente che mai. Di conseguenza ben presto si trovano a dover gestire davvero una mole di lavoro alquanto importante. Quindi chiedono aiuto all'amico di vecchia data di Janine, ossia John Chamberlain. Lui, come già vi ho detto, fa l'idraulico.
E ben presto Gianin gli chiede se è interessato a lavorare nella sua agenzia immobiliare. John avrebbe potuto vivere in una di quelle case e in cambio avrebbe solo dovuto fare dei lavori idraulici nelle proprietà che ne avevano maggiormente bisogno. Niente di più, niente di meno. Passa il tempo e John inizia a lavorare nell'agenzia di Gianin, che è in crescente espansione. Ma a quel tempo ci sono delle cose che nota che proprio non gli tornano affatto. Il punto è che John queste cose che non gli tornano affatto le nota ma non dice nulla. Fino a quando arriva un giorno in cui riceve una vera e propria doccia fredda. Una delle inquiline e cliente dell'agenzia lo chiama sul cellulare col fine di raccontargli una storia alquanto bizzarruccia. Questa donna racconta che delle persone erano andate a bussare alla sua porta di casa, quella ovviamente che le ha dato Gianin, per chiederle chi fosse e perché stesse occupando casa loro. John a questo punto inizia a pensare che Matt e Gianin mettono le loro manine su delle case sì disabitate, che però a qualcuno appartengono. Gianin e Matt le affittano come se fossero di loro proprietà. Quindi tutto il business dell'agenzia immobiliare di Gianin è una frode e John Chamberlain è un complice ignaro. John capisce che Matt e Gianin stanno facendo qualcosa di illegale, ma non capisce bene bene cosa. Sa però di essere un complice, quindi la prima cosa che fa è correre dalla polizia per svuotare il sacco e raccontare tutto. Il detective che compila la sua dichiarazione ovviamente fa qualche domanda a John. Parte con quelle di rito come il nome completo, la residenza, eccetera, eccetera, per poi arrivare a chiedergli come sia arrivato a lavorare per quell'agenzia immobiliare. John dice tali parole. Gianin ha aperto un'agenzia immobiliare dicendo che avrebbe sistemato delle case pignorate e voleva che mi occupassi di tutti i lavori di tipo idraulico. A questo punto ho iniziato a lavorare per lei, che mi ha riferito di non essere riuscita a mettersi in contatto con gli ex proprietari delle case pignorate. Di conseguenza, non aveva le chiavi. All'inizio ho dovuto anche svitare qualche serratura per entrare nelle case. Ebbene, in questo caso John non stava semplicemente svitando qualche serratura, no. Bensì stava scassinando delle serrature per entrare nelle case comprate da Gianin. Ed ora capisce anche il motivo. John racconta che una sera sono andati in una casa. Hanno quindi svitato la serratura, cambiato i condizionatori e messo dei purificatori per l'acqua. Tutto questo alle 11 di sera perché, da quello che diceva Gianin, gli inquilini avevano bisogno della casa già la mattina dopo. Dopo tutto questo, John ha pure il coraggio di chiedere al detective «Ma è legale quello che stanno facendo?» «Beh, John, vedi tu che dici?» Il detective quindi gli risponde «E no, John, per niente, affittano delle case che non sono loro, fanno gli agenti immobiliari senza la licenza». John al detective spiega anche che conosce Gianin da anni, ecco perché si è fidato di lei. Ma sostiene che ormai è giunto a un punto di non ritorno. Se quella donna avesse fatto tutto per i cavoli suoi e John l'avesse scoperto, forse non sarebbe neanche andato dalla polizia. Ma in questo caso si è ritrovato immerso in una situazione di cui non sapeva assolutamente nulla. Il detective quindi dice a John che questo caso è molto importante. Avrà la massima priorità e quindi verrà preso molto seriamente. Perché ciò che Gianin e Matt stanno facendo è davvero molto molto grave. John però non si limita a raccontare della frode. Ha fatto 30, perché non fare 31? Racconta quindi ai detective della strana dipartita dell'ex marito di Gianin, Max Jones. John spiega che è rimasto molto sorpreso dopo aver appreso della dipartita di Max, in quanto aveva 53 anni e qualche problema al fegato, ma niente di più. In teoria Max è venuto a mancare per infarto, ma non gli hanno mai fatto un'autopsia e dopo qualche giorno è stato cremato. Ebbene, la dipartita di Max, ma soprattutto la cremazione frettolosa, destano parecchi sospetti. Anche perché i fatti sono palesi ed evidenti a tutti. Jenny si è consolata molto in fretta trovando un compagno che ha sposato 6 mesi dopo. La polizia in effetti ha scoperto che, dopo la dipartita di Max, il comportamento di Gianin era alquanto sospetto. La donna infatti ha riscosso un'assicurazione da ben $1 milione e poco dopo il funerale di Max ha iniziato a fare degli interventi chirurgici. Si è aumentata il cielo, ha iniziato a uscire con ragazzi davvero molto più giovani di lei, ha comprato una marea di cose futili e inutili e ha speso davvero un sacco di soldi. Se ricordate, in quel periodo Gianin e Max avevano dei grandi problemi economici. A stento pagavano le bollette e Gianin aveva perso il lavoro di agente di custodia in un carcere in quanto aveva intrecciato una relazione con un detenuto. Ora, a mio modesto parere, se hai 2 figli da crescere e riscuoti un'assicurazione così tanto importante, non pensi a rifarti il seno. Bensì, magari fai un po' la formichina, i soldi li tieni da parte, considerando, ripeto, che non hai un dannato lavoro e hai 2 figli da crescere. Di base era stato proprio il comportamento di Gianin a far dubitare le persone di lei, a chiedersi cosa fosse successo a Max e perché lei si comportasse così e non
come una vedova in lutto. Il problema è che mettere su un caso quando la vittima è stata cremata è davvero davvero difficile. A quel punto una moltitudine di prove sono andate perse. Anche se la polizia crede sia stata Janine a far fuori Max, quello resta un crimine irrisolto. Come promesso a John, gli investigatori, in men che non si dica, si mettono a lavoro per smascherare la frode. La polizia di Northport ha iniziato a indagare su tutti i lati di proprietà delle case che si pensava fossero state affittate in maniera fraudolenta. Così facendo, è venuto a galla che questi documenti sono stati tutti quanti falsificati, dal primo all'ultimo. E senza la soffiata di John Chamberlain, probabilmente la polizia questa frode non l'avrebbe mai scoperta. Inutile dirvelo, Janine a questo punto è indagata dalla polizia. C'è la questione di Max che, vi ripeto, rimane irrisolta, ma c'è anche una novità. Infatti Janine ha una nuova amica, di nome Becky, una donna con precedenti penali parecchio vivace. Ben presto Janine entra in confidenza con lei e iniziano a usare Coca-Cola come se piovesse, facendo festa praticamente a tutte le ore del giorno e della notte. A questo punto il nuovo marito di Janine, Matt, viene messo in secondo piano. La polizia non ha prove che colleghino Janine con la dipartita di Max. Ciò che possiede sono le informazioni fornite da John Chamberlain sulla falsa agenzia immobiliare. A questo punto Janine viene messa sotto sorveglianza. Arriva il 20 febbraio del 2013, quando Janine e la sua amica Becky vanno in un ristorante. La polizia ora sa perché Janine è così interessata a Becky. Come John Chamberlain, la donna può aiutarla. Può fare qualcosa per lei. Becky ha detto a Janine di poterla mettere in contatto con un sicario. Il punto è che Becky in realtà non è amica di Janine. Sta collaborando con la polizia, la quale sospetta che Janine c'entri qualcosa con la dipartita del suo ex marito, Max. Quel 20 febbraio del 2013 non è un giorno qualunque, in quanto Becky sta indossando una telecamera nascosta con lo scopo di capire quale sia l'identità del prossimo obiettivo di Janine. Fuori dal ristorante, in una macchina, il detective Robert Armstrong sta ascoltando tutto ciò che si dicono le due donne nel ristorante. Janine non va diretta al punto con Becky, insomma, fanno qualche chiacchierata di circostanza. È chiaro che Becky sia davvero entrata nella vita di Janine, perché di base discutono dei cavoli suoi. Ad esempio, Janine racconta che la sua macchina non funzionava, quindi ha dovuto portarla dal meccanico per sistemare i freni. Parla dei figli, dice che la fanno impazzire e cose del genere. Poi, di colpo, durante il pranzo, Janine comunica a Becky la vittima. Becky avrebbe dovuto contattare un sicario per togliere di mezzo John Chamberlain, il suo amico di lunga data che è a conoscenza della frode. Janine quindi fornisce a Becky una descrizione dettagliata di John, le dà l'indirizzo e addirittura disegna la pianta di casa sua. Janine dice addirittura a Becky quanti animali possiede John e aggiunge che con lui abita sua figlia. Becky a questo punto chiede a Janine: devo sapere se vuoi che soffra, vuoi che si spaventi, vuoi davvero che sparisca? Janine annuisce. Quindi Becky insiste dicendo: vuoi che il corpo venga ritrovato oppure vuoi che il mio uomo lo faccia sparire? Deve prenderlo e buttarlo da qualche parte? Janine non risponde, quindi Becky continua a chiederle: quando vuoi che sia fatto? Janine a questo punto risponde: è sicura, e dice: voglio che sia fatto il prima possibile. Becky quindi chiede nuovamente a Janine: il corpo deve sparire? Lo nascondiamo? A quel punto Janine dice: sì, non voglio alcun tipo di problema. Il prossimo giovedì andrò in crociera e starò fuori fino a domenica, quindi potrebbe farlo mentre io sono fuori città. Becky però continua, insiste e chiede: Janine, vuoi che soffra? Janine a questo punto risponde: non mi importa. Per Janine il piano è partito perché il suo alibi consiste proprio nella crociera. Se non fosse stata presente, non avrebbero potuto incriminarla per nulla. Dalle varie intercettazioni il detective Armstrong si fa un'idea su Janine. Sostiene sia una donna tutto sommato molto intelligente, ma soprattutto molto calcolatrice. A questo punto le indagini della polizia passano da un'accusa di frode ad un potenziale omicidio. Però c'è un problema. Parlare di assumere un sicario con qualcuno non basta. Quella non è una prova sufficiente. Di conseguenza Becky decide di organizzare un incontro faccia a faccia tra Janine e il sicario. Ma se Becky sta aiutando la polizia, chi mai sarà sto sicario? Ebbene sì, è un agente sotto copertura. Si chiama Dominic Harris. L'uomo sostiene che a primo impatto ha pensato che Janine fosse una donna normalissima. Addirittura pareva simpatica, alla mano. Dominic sostiene che quella donna era molto tranquilla. Non sembrava pericolosa. Anzi, al contrario, a primo impatto sembrava una donna che non avrebbe fatto del male neanche a una mosca. Janine a questo punto tira fuori una foto del suo obiettivo, John, e la fa vedere a Dominic, dicendo: questa è la foto migliore che ho. Ma non ci si può sbagliare, è pelato. Dominic recita perfettamente la sua parte, chiede quindi a Janine
se l'obiettivo ha dei parenti che gli somigliano. Ma Jenny risponde tranquillamente: no, no, è tutto da solo, perché la sua famiglia, tutta la sua famiglia, abita a New York. Poi Jenny aggiunge: inoltre ha una figlia. Ma non mi importa molto di lei. La figlia di John ha frequentato i figli di Janine per circa 10 anni. Abbiamo capito probabilmente che a Janine dell'amicizia non frega una beata mazza. La cosa che mi lascia sconvolta è il come faccia puntualmente delle cose che faranno soffrire i suoi figli. E lo fa in una maniera così tranquilla e naturale. Janine però non si limita a questo, porta anche Dominic davanti a casa di John. In questo modo proprio non può né confondersi né sbagliarsi. Janine vuole dire il più possibile per assicurarsi che il piano non salti. Janine quindi continua a parlare con Dominic dicendo: ormai quell'uomo sa troppe cose della mia vita e questo potrebbe crearmi problemi. Ho pensato, fanculo, anche se è stato un mio amico per anni. Dominic continua a fare la parte del sicario in modo perfetto e quindi chiede a Janine: come vuole che sia fatto? Janine risponde con una naturalezza da far spavento: beh, magari può spezzargli il collo e freddarlo sul colpo. Poi aggiunge: la cosa importante è far sparire il corpo. Arrivata a questo punto, probabilmente Janine ha pensato: ma sai che c'è? Già che ci sono, ne approfitto. E quindi comunica al sicario che avrebbe per lui anche un altro obiettivo. Qualcuno di nome Matt. Janine dice: è un rompiballe, fa solo qualche lavoretto in casa ed è il prossimo sulla lista. La domanda che gli viene posta è sempre la solita: come vuole che venga fatto? Janine a questo punto risponde: si può simulare un furto d'auto? Una rapina andata male? Fuori da casa mia però. Ebbene, Janine vuole liberarsi di suo marito perché aveva stipulato un'assicurazione sulla vita di me. Janine voleva solo sfruttare la situazione economicamente. C'è da dire però che fino ad ora quelle sono solo parole scambiate tra Dominic e la donna. Diventerà una vera e propria istigazione a delinquere quando Janine pagherà. Dominic quindi le dice tranquillamente a quanto ammonta il pagamento. $4,000. Janine inizia a fare i conti in modo molto tranquillo dicendo: beh, 1,000 li ho dietro, 1,000 li ho a casa e altri 2,000 li ho nel conto bancario. Dominic a quel punto dice: perfetto, una volta che mi dai i soldi è fatta. La saluta. Janine esce dall'auto bella, sicura e baldanzosa ed è a quel punto che viene circondata da poliziotti. Janine, al momento dell'arresto, racconta al detective Armstrong che è davvero molto molto arrabbiata, in quanto non se lo aspettava minimamente, non aveva capito che la stavano fregando tutti, come non ha capito che la sua amicona Becky era un'informatrice della polizia. E d'altronde mi viene anche da dire: come poteva pensarlo? Becky invitava Janine a fare feste a base di Coca-Cola giorno e notte. Alex, sua figlia, per cercare di darsi una spiegazione, ha iniziato a pensare che sua madre soffra di doppia personalità. Una personalità era la madre che lei conosceva, amorevole, dolce. L'altra, una persona crudele, senza cuore, senza alcun sentimento per nessuno. Alex, però, ha un altro tarlo. Vuole sapere la verità sulla dipartita di suo padre, Max. Quando ha chiesto a Janine se avesse a che fare, in qualche modo, con quell'evento, la donna ha risposto semplicemente: Alex, non posso dirtelo. E Alex a questo punto capisce che anche dietro la dipartita di suo padre c'era sua madre Janine. Janine Jones viene condannata all'ergastolo per istigazione all'omicidio di Matt Smith e John Chamberlain. La dipartita di Max Jones, il suo primo marito, nonostante ciò che Janine ha detto a sua figlia, continua a rimanere un mistero. Detto questo, ragazzi, ho trovato questo caso interessante perché ho trovato un certo parallelismo con un altro caso che mi avete richiesto e ci sto lavorando, ossia quello di Chris Woods. Quel caso è basato particolarmente sul fatto che la moglie di Chris ami particolarmente condividere la sua vita sui social, compresa quella dei suoi figli e della loro crescita. Questo caso mi è parso in un certo senso similare, forse un po' retro, in quanto la differenza sta nel fatto che negli anni 90 non c'erano i social network e non c'erano gli smartphone. Quindi tutti i video della famiglia Jones sono rimasti privati, almeno fino alla scoperta di questo crimine. A me onestamente ha stupito non poco questa storia. Un po' perché seguendola dall'inizio mi chiedevo: sì, ma questa quando è che fa qualcosa? Dove cavolo è il crime? Inizialmente, se eliminiamo la dipartita di Max Jones, il primo marito di Janine, questo sembra tutto fuorché un caso crime. E invece, nella seconda parte è esploso tutto quanto in Technicolor. Sono rimasta davvero sbigottita dalla mancanza di empatia, di amore e di affetto di questa donna. Non mi capacito di come sia riuscita a mettere al mondo e a crescere bene due figli. Non me ne capacito davvero, ragazze e ragazzi. Ma voi, cosa ne pensate di questo caso? Conoscevate già questa storia? Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.